Ciao a tutti e benvenuti alla lezione numero 311. Prima di andare a vedere la lezione numero 311, il corso ci dà una spiegazione di che cos'è il giudizio universale. Allora dice così: la seconda venuta di Cristo dà a Figlio di Dio questo dono, udire la voce che parla per Dio, proclamare che ciò che è falso. E ciò che è vero non è mai cambiato, ed è questo il giudizio nel quale cessa la percezione. Da prima vedi un mondo che ha accettato questo come vero, proiettato da una mente ormai corretta, e con questa vista santa la percezione dà una silenziosa benedizione e poi scompare, avendo raggiunto il suo obiettivo e compiuto la sua missione. Il giudizio universale sul mondo non contiene alcuna condanna, poiché vede il mondo totalmente perdonato, senza peccato e assolutamente senza scopo, senza una causa e ora senza più funzione agli occhi di Cristo. Esso si limita a scivolare via nel nulla. Lì è nato e sempre lì finisce, e tutti i personaggi del sogno nel quale il mondo ha avuto inizio scompaiono con esso. I corpi sono inutili adesso e quindi svaniranno, poiché il Figlio di Dio è senza limiti. Tu che credevi che il giudizio universale di Dio avrebbe condannato il mondo all'inferno assieme a te, accetta questa santa verità. Il giudizio di Dio è il dono della correzione che Egli ha accordato a tutti gli errori, liberandoti da essi e da tutti gli effetti che essi abbiano mai sembrato avere. Temere la grazia salvatrice di Dio significa temere la liberazione completa dalla sofferenza e il ritorno alla pace, alla sicurezza, alla felicità e all'unione con la tua identità. Il giudizio universale di Dio è misericordioso come ogni passo nel piano che Egli ha stabilito per benedire suo Figlio e chiamarlo a ritornare alla pace eterna che Egli condivide con lui. Non aver paura dell'amore, poiché esso soltanto può sanare ogni dolore, asciugare tutte le lacrime e risvegliare dolcemente dal suo sonno di sofferenza il Figlio di Dio, riconosce come suo. Non aver paura di questo, la salvezza chiede di darle il benvenuto e il mondo attende la tua lieta accettazione che lo rende libero. Questo è il giudizio universale di Dio. Tu sei tuttora il mio santo figlio, per sempre innocente, per sempre amorevole e per sempre amato, illimitato come il tuo creatore, completamente immutabile e per sempre puro. Pertanto, svegliati e torna a me. Io sono tuo padre e tu sei mio figlio. Quanto è bella questa descrizione, è meravigliosa. L'ultimo paragrafo è spettacolare quando dice: pertanto svegliati e torna a me, io sono tuo padre e tu sei mio figlio. Allora, adesso andiamo a vedere la lezione e l'idea di oggi. L'idea di oggi è questa: giudico tutte le cose come vorrei che fossero. Il giudizio è stato fatto per essere un'arma da usare contro la verità. Esso separa ciò che contro cui viene usato e lo mette in risalto come se fosse una cosa a parte, e quindi la rende come tu vuoi che sia. Giudica ciò che non puoi comprendere perché non può vedere la totalità e quindi giudica falsamente. Non usiamolo oggi, ma facciamo dono a colui che ne fa un uso diverso. Egli ci solleverà dall'agonia di tutti i giudizi che abbiamo fatto contro noi stessi e ristabilirà la pace mentale dandoci il giudizio di Dio su suo figlio. Questa lezione continua e si conclude con una piccola preghiera che dice così: Padre, aspettiamo con mente aperta oggi per ascoltare il tuo giudizio sul figlio che ami. Noi non lo conosciamo e non possiamo giudicare. E così lasciamo che il tuo amore decida cosa deve essere colui che tu hai creato come tuo figlio. Prima di concludere, vi suggerisco di sentire ancora
quale è la descrizione del giudizio universale e di dare attenzione a questa lezione e a quest'idea. Giudico tutte le cose come vorrei che fossero. Io mi fermo qui, vi aspetto domani con la prossima lezione e vi auguro una bellissima giornata.